Mazzoleni è chiuso, ne parlo, ho visto sul sito l'ufficializzazione, no? Dell'ultima trattativa che avete condotto questo mercato di dicembre. Sì, sì, praticamente sì, con l'ingaggio di Mazzoleni abbiamo chiuso praticamente il mercato. Dobbiamo ringraziare il Latina che alla fine comunque ha mantenuto la parola data. E niente, abbiamo l'ok, abbiamo già i documenti, quindi per domenica sarà sicuramente a disposizione. Il ragazzo anche non vedeva l'ora di questa telenovela, diciamo, finisse, perché ormai è qualche giorno che sta con noi e quindi anche lui quotidianamente ci chiedeva ma novità, novità, e fortunatamente oggi siamo riusciti ad avere la fumata bianca, ecco. Si chiude così il mercato? Sì, o quello... c'è l'apertura a qualche altro tipo di operazione? No, nel senso che aspettiamo adesso cosa fare con Reginaldo, nel senso che per quello che noi ci eravamo prefissati abbiamo chiuso oggi con Mazzoleni, che poi Mazzoleni è venuto a crearsi la situazione perché Cosimi i tempi di recupero si sono allungati un pochino, quindi abbiamo preferito dare al mister una soluzione in più tra i pali. Con Reginaldo come prosegue, al di là dell'aspetto fisico atletico che va per conto suo? Con Reginaldo aspettiamo che il suo entourage, chiamiamolo così, ci faccia sapere. Lui, come dicevamo nei giorni scorsi, aveva iniziato già nell'ultimo anno che era in Italia le pratiche per il passaporto italiano e adesso ha riattivato, diciamo, quelle carte che erano già in circolazione qualche anno fa e sembra, da quello che ci dicono, che dovrebbe arrivare questo benedetto passaporto. A quel punto diventa un giocatore italiano ed è tesserabile entro il 31 marzo. Dai primi test che si è evidenziato che tutto sommato il recupero procede il suo corso? Sì, sì. Quindi significa, ne parlate anche in termini ottimistici anche per un eventuale quindi tesseramento entro questa stagione? Perché si parlava futuribile per la prossima, invece mi pare che no, certo. Giorno c'è questo discorso che lo volete fare anche per questa stagione. No, cioè a quel punto vediamo come risponde agli allenamenti e sta rispondendo bene, onestamente, nel senso che già ha perso qualche chilo, ma su questo non c'erano dubbi. E si è integrato benissimo nel gruppo, noi abbiamo cercato di metterlo nelle condizioni ottimali, infatti dal nutrizionista abbiamo fatto tutte le analisi, tutti i test che vanno fatti per controllare, per vedere qual è la strada più breve e più giusta per metterlo in campo. E adesso aspettiamo i documenti, lui tanto deve continuare a lavorare, c'è un lavoro specifico fatto dal prof. Oggi ha fatto la prima partitella del giovedì, ha fatto una mezz'oretta e ovviamente fisicamente non è pronto, ma la qualità non si discute. Vediamo, ci abbiamo tempo, non abbiamo fretta, è un giocatore in più, nel senso, nel nostro programma, no Simone, certo. non c'era Reginaldo, è un regalo che ha voluto fare il presidente e se riusciamo a portarlo al termine è un'arma in più. Assolutamente. Quindi sotto questo aspetto diciamo che mentre la scorsa settimana c'era, come dire, il pessimismo sul discorso tesseramento, mi pare che ad ora siano stati un po' fugati tutti i dubbi anche sul discorso tesseramento. Ora, noi ad oggi a livello di documenti sono gli stessi della settimana scorsa, a livello di informazioni che ci danno non ci sono più parole, ci sta anche qualche... Ci sembra, noi ancora ripeto, non abbiamo nulla di nero su bianco che possa testimoniare ciò che di positivo ci dicono, però da quello che ci dicono sembra che grossi problemi non ci dovrebbero essere, quindi a quel punto sta a noi valutare la sua condizione, cioè a noi, al mister e allo staff e a tutti capire. Senti, invece sul discorso per domenica, con Sonno, visto che ha fatto il secondo tempo, oggi tutto sommato ha ripreso. Allora, diciamo che per domenica con Sonno è sulla strada del recupero. È chiaro che valuteremo nelle prossime ore, fino all'ultimo momento, se il recupero è totale, quindi non ci sono problemi per utilizzarlo, oppure se eventualmente farlo riposare un'altra settimana. Ho già fatto il secondo tempo, lavorando a parte la prima mezz'ora, però dovrebbe essere a disposizione. Ovviamente ieri non ha lavorato,
così come ieri Barone pure mi pare. Barone ha lavorato, non ha lavorato martedì, ieri ha lavorato a parte, oggi pure ha fatto il secondo tempo, ma durante la partitina gli ho chiesto proprio come stava andando, lui mi ha detto che non aveva nessun tipo di problema. Dovrebbe. Diciamo che entrambi, per quanto riguarda Barone, non ci saranno problemi, con Somma lo daremo nelle prossime ore, però siamo sulla strada buona, ecco. Gli altri, anche il Titone mi sembra a posto. Tutto bene. Tutto a posto. Invece sulla gara di domenica prossima, che tipo di insidia nasconde la trasferta di Castelfidardo? No, se posso, allora guarda, certo. L'insidia è identica secondo me a quella di Avezzano. Identica perché il Castelfidardo sta costruendo la sua salvezza anche molto in casa, tra l'altro è un gioco aggressivo che possiamo dire si riconduce tranquillamente anche al carattere di Bolzan, il suo allenatore. Bolzan che tra l'altro, voci di corridoio, sembra che si giochi la panchina proprio contro di noi, quindi questo è una variabile che aumenta la difficoltà indubbiamente della partita. Però diciamo che fuori casa abbiamo fatto, però sai, ogni partita c'è una storia a sé, quindi bisogna prenderle tutte con le molle. Qui ogni gara bisogna analizzarla per quella che è nel momento in cui si va ad affrontare, e soprattutto ritengo che in questo turno di campionato la partita piuttosto ce l'abbiamo noi. È sicuramente una battaglia, perché Castelfidardo ha bisogno di punti e tra quelli che ha li ha fatti maggiormente tra le mura amica. Quindi sicuramente avrà tante insidie questa trasferta. Noi dovremo fare la SAM, dovremo fare quello che abbiamo sempre fatto in trasferta, e secondo me sarà più una gara di spada che di fioretto, perché loro, come diceva Simone, sono una squadra molto aggressiva. Però voi avevate come, questo volevo chiedere, avevate come obiettivo il discorso di ridurre sensibilmente l'organico, mi pare che poi alla fine arriva questo, arriva quell'altro, poi arriva questo, Reginaldo eccetera, mi pare che gira in giro e stiamo. Allora guarda Luca, 24-25, sì, no, è vero. Sì, guarda Luca, da un lato diciamo che sono stati inseriti anche molti giovani di prospettiva, tipo Mallozzi e Aurelien, quindi si tratta di giocatori di prospettiva su cui la società sta puntando per il futuro. Per quanto riguarda invece il resto, abbiamo deciso di integrare un attimo l'organico, perché comunque il mister giustamente ci ha chiesto di essere completi un po' in tutti i reparti per giocarci le nostre carte fino alla fine, insomma, in maniera prente completa, ecco. Poi ecco, con l'infortunio di Cosimi abbiamo dovuto aggiungere un altro portiere, quindi sì, l'idea era di diminuire la rosa, però magari sono aumentate di 1 o 2 unità, togliendo gli under che diciamo che ancora non sono proprio pronti per esordire. Abbiamo promosso Bruni dalla juniores alla prima squadra, ma sono tutti ragazzi che poi il sabato vanno con la juniores, ecco.